Signore, che i santi lodano senza fine, sia sempre con voi. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per la benedizione dell'organo restaurato, che renderà più lieta e solenne la celebrazione della Divina Liturgia. Anche l'arte musicale, a servizio del culto, tende allo scopo primario di dar gloria a Dio e di santificare gli uomini. Il suono dell'organo nel contesto celebrativo sostiene il canto unanime dei fedeli, espressione di quel cantico nuovo che sarà veramente tale se all'accordo degli strumenti e delle voci si unirà la santità della vita. Canteremo bene se vivremo bene, nella chiave della divina volontà e nell'armonia della carità fraterna. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Rivestitevi, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto, poi, vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e siate riconoscenti. La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate, in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Parola di Dio. Queste parole dell'Apostolo Paolo, carissimi, ci introducono in modo straordinario nel gesto che stiamo per compiere, la benedizione dell'organo restaurato. Certo, Paolo non parla dell'organo, non parla dello strumento, parla della comunità, del popolo di Dio che, radunato nel nome del Signore, si nutre della parola e cresce nella comunione fraterna, rivestendosi dei sentimenti di Dio, che sono sentimenti di bontà, di misericordia, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, fino alla carità, che è il dono di sé in modo pieno. Una comunità che si lascia plasmare, che sente l'una la corda dell'altro, che si lascia plasmare dallo Spirito di Dio per essere all'unisono, un inno di gioia, di lode, di benedizione. E dunque il gesto che stiamo per compiere è impegnativo. Certo, ci rallegra, ci inorgoglisce addirittura avere uno strumento così prezioso che può di nuovo essere messo a disposizione della liturgia e della comunità, ma ci impegna. Perciò stiamo pregando. Ci impegna come comunità essere una comunità che sa cantare con la vita l'amore di Dio al servizio di tutti, perché tutti si sentano raggiunti dalla sua misericordia. Perciò, pieni di esultanza, glorifichiamo Dio Onnipotente per gli innumerevoli doni della sua bontà e, come esorta l'Apostolo, rendiamo grazie con la voce